Salve a tutti ragazzi, da PierDarkKnight91 e benvenuti nella 21esima ed ultima puntata della prima stagione su FIFA 19 nella modalità carriera allenatore con il nostro fantastico mitico Forest Green Rovers. Campionato già vinto, promozione assicurata già da tantissimo tempo e quindi, come promesso, in queste ultime 4 partite di campionato porteremo i nostri giocatori che sono attualmente nel vivaio, li porteremo in prima squadra per testarli e capire se l'anno prossimo saranno utili. Io vi chiedo di lasciare tanti bei pollicioni in su, prepariamoci, andiamo nella squadra primavera. Va bene signori, non abbiamo tantissima scelta perché Harry Evans, Max Ward e Max Murphy hanno 15 anni e quindi devono compiere ancora 16 anni di età per essere promossi in prima squadra, mentre i giocatori da promuovere attualmente sono J. Ward e Tyler Brown. J. Ward ha 17 anni e il suo overall potenziale massimo è di 83, quindi non so se ci conviene. E poi abbiamo Tyler Brown, che secondo me è ancora da osservare perché ha un totale di 48 di overall, ha un potenziale da 79-93 che secondo me calerà tantissimo, però J. Ward e Tyler Brown diventeranno sicuramente più forti di alcuni giocatori del Forest Green, ma soprattutto l'anno prossimo giocheremo con 3 centrocampisti e quindi abbiamo bisogno di un ulteriore centrocampista perché avremo bisogno di un totale minimo di 6 centrocampisti centrali per fare un po' di turnover. Quindi andiamo a promuovere in prima squadra J. Ward e Tyler Brown. Per il momento bisogna fare numero, bisogna portare in squadra davvero tanti giocatori per avere tante scelte. Eccolo qui, J. Ward, 54 di overall, Tyler Brown, inguardabile, 48 di overall. Se crescono diventeranno ovviamente più forti di quelli che abbiamo attualmente perché sono giovani e quindi va bene così. Possono fare le riserve, però adesso li faremo giocare. Ok, la prima partita e la quart'ultima di questa annata di campionato sarà in trasferta contro il Tranmere Rovers. Siamo pronti? Andiamo a fare la formazione, ovviamente, ragazzi. Ve lo ricordo, ve lo ridico, ve lo ripeto, giocheremo con tanti giocatori che quest'anno hanno avuto poco spazio. Eccola qui la formazione che scenderà in campo. Non ci sarà Sanchez perché non è un nostro portiere, ma sto adocchiando nella squadra primavera il nostro portiere, il portiere che abbiamo osservato, che abbiamo scoperto, anche se non diventerà fortissimo, sicuramente diventerà più forte di Sanchez, Thomas e Montgomery. Quindi Thomas in porta. Brown, Tyler Brown, il nuovo terzino sinistro. Gunning, Ferguson, Shepard, Williams, J. Ward, Tyler Ross, Grubb, Campbell e Simpson. I sostituti: Sanchez, Collins, Digby, Winchester, Archibald, Brown e Doige. Eccoli qui i nuovi campioni, sono appena scesi, la miglior difesa, il miglior attacco, una squadra che solo inizialmente ha zoppicato leggermente, poi ha avuto una metà di campionato davvero in maniera spettacolare, in modo continuo. Eccolo qui il nostro portiere che ovviamente in futuro non farà parte di questo club perché non ha assolutamente il talento per rimanere in questo club. Questa è la formazione della squadra avversaria, ci dobbiamo preparare. Io vorrei continuare a vincere, vorrei continuare a portare a casa punti per continuare a battere qualsiasi record. Questa è la formazione del Tranmere Rovers 4-4-2. Ok, il match è iniziato, signori. Vedremo un po' come si comporteranno questi nuovi giocatori. La riconquista. Il tocco a Campbell di prima, Tyler Ross. Eccolo qui, Tyler Ross. Spazio, attenzione, Tyler Ross! Prima occasione, al sedicesimo, Tyler Ross. Attenzione, scambiano benissimo. La parata! È la parata del portiere, bravo! Benissimo, benissimo, al trentesimo. Il portiere risponde così, colpo di testa. Thomas, bravo! Ancora, ancora Tranmere Rovers che ci prova a palla fuori. Al 42esimo. Finisce il primo tempo, nota negativa solo per J. Ward. Mi è piaciuto Tyler Brown. Mi è piaciuto il portiere. Nonostante Thomas sia solo 1,83 m, comunque ha fatto ottime parate. Andiamo nel secondo tempo. Bravo Tyler, sempre così. Pallone in mezzo, deviata, molto bene. La buttiamo fuori, il tocco, il tiro. Thomas. Ci prova il Tranmere Rovers. Chiusura, J. Ward. Il tocco a Simpson. Eccolo qui pallone, Simpson. La tiene molto bene, la tocca a Grubb. Vediamo cosa fa Grubb prima di uscire. Sta per entrare
il nostro Rhys Brown, il tocco è buono. Eccolo qui Williams, scambia con Simpson, protegge il pallone, tiro! Simpson la bimba! Sempre lui, come ha protetto il pallone, signori, siamo in vantaggio. Guarda, guarda come si gira, beh, bravissimo. Simpson la bimba! Il tocco è buono, Campbell. La allarga, deviazione, attenzione a Tyler Brown! Mamma mia! Questo terzino sinistro mi sa che è forte. Digby per Rhys Brown. Rhys Brown. Salta così l'avversario. Rhys la mette in mezzo e cross è buono il tiro. La palla che si impenna. Peccato per il nostro Tyler Ross. Eccolo qui di destro il pallone che si impenna. E quindi uscirà proprio lui ed entrerà Winchester. Eccolo qui. Occhio. Attenzione. La pareggiata all'88esimo, va bene, abbiamo vinto già tutto, ci può stare, stiamo facendo dei test per la prossima stagione. Alla fine l'1-1 va anche bene. Va bene, ci sono note negative e positive, finisce questa partita 1-1, non mi è piaciuto Jay Ward e non mi è piaciuto Campbell. Ha latitato per tutta la partita, non si è visto. Nonostante il pareggio, comunque il distacco rimane invariato. Adesso c'è il Colchester in seconda posizione con 13 punti di distacco. Quindi matematicamente non ci possono prendere, ma vorrei comunque cercare di allontanarmi di più. E adesso tocca al Cambridge affrontare il Forest Green. Giocherà in trasferta il Cambridge, quindi in casa il Forest Green, come sempre. Piccole sostituzioni, piccoli test, nuovi giocatori, eccetera eccetera. Valorizziamo anche i giocatori che l'anno prossimo non faranno parte di questo club. Quindi in porta ci sarà questa volta non Thomas, ma testeremo Montgomery. Come terzino sinistro Mills, poi Collins, Rawson e Digby come terzino destro. Poi Archibald, Winchester, Harper e Brown a centrocampo. In attacco Reed e Doige. I sostituti Thomas, Ferguson, Laird, James, Williams, Grubb e Pierce che entrerà nel secondo tempo. Cerchiamo di arrivare più o meno a 90 punti in campionato. Almeno concludiamo questa stagione con davvero tanti tanti punti. Questa è la formazione del Cambridge United che si schiera con un classico 4-4-2. Va bene, Ruben Reed dà il via a questo match. È un Forest Green leggermente più forte del match di... Gol, benissimo, scambia, benissimo, Winchester, ha spazio, Winchester, si sposta il pallone in tiro, fuori di pochissimo. Christian Doige, salta avversario, cade un giocatore del Forest Green, tutto regolare, attenzione, Mills, fuori. 13 minuti, 3 grandi occasioni, di queste 3 occasioni è arrivato il gol di Digby nei primi minuti. Winchester per Harper, Harper, attenzione, si sposta il pallone con il destro, palo. Palo di Harper, che partita. Ok, finisce il primo tempo, ragazzi. Le occasioni più nitide sono state create nei primi 20 minuti. Poi la partita si è addormentata. Esce Archibald, che non è un nostro giocatore, ma in prestito. Entra Williams. Attenzione. Pallone in mezzo, Brown. Ancora palla che rimane lì. Colpo di testa che non arriva. Cambridge che cerca il gol del pareggio. Pallone in mezzo! Non arriva. Montgomery non arriva. Pareggia il Cambridge. Come nella partita precedente, facciamo la partita poi al primo tiro in porta. Ecco qui, gol del pareggio. Mi sa che l'anno prossimo altro che centrocampisti, attaccanti. Bisogna migliorare la difesa. Il portiere e forse anche il terzino destro. Anche un centrale, eh. E va bene, è il momento di far giocare anche un po' Pierce. Quindi esce Reed, entra Pierce. Va bene, finisce qui un altro pareggio, un altro 1-1, i test si stanno svolgendo molto bene, però i risultati non sono buoni, nel senso stiamo facendo questi piccoli cambi per capire quali saranno i giocatori importanti e non stiamo avendo buone risposte. Nonostante tutto, prima erano 13 punti di distacco, adesso ne sono 14, quindi vuol dire che il Forest Green può anche perdere le partite, il distacco rimarrà
questo, il Colchester, l'Exeter City, il Mansfield, il Crawley Town, il Grimsby Town, il Lincoln City, niente. O pareggiano, o perdono, sono discontinue come squadre. Vi do qualche piccola informazione sul resoconto di Harry Murphy, il nostro talent scout. Ho scartato alcuni giocatori che erano dei falsi campioni e secondo me, tra questi tre giocatori, il più forte, secondo me, è Owen Wright. Terzino sinistro, 1,88 m, 70-90 potenziale massimo che può raggiungere. Ma attenzione, io prediligo i terzini più bassi e più veloci. Questo Owen Wright, secondo me, è un terzino molto lento e più fisico. E poi è 1,88 m, quindi osserviamo, ma... E adesso match in trasferta contro il Crewe Alexandra. Vedremo un po' se pareggeremo ancora un'altra partita per 1-1. Formazione fatta, come sempre, i giocatori talentuosi, quelli piccoli, diciamo quelli che avranno più futuro nel Forest Green, hanno recuperato, scenderanno in campo. E attenzione, a due partite dalla conclusione del campionato, Campbell deve svegliarsi per riprendersi la prima posizione come capocannoniere. In porta ci sarà Thomas, poi Tyler Brown come terzino sinistro, Ferguson, Rawson e Shepard completano la difesa, Williams, Ward, Rose e Brown, Rhys Brown come esterno destro e in attacco Campbell e Simpson. Attualmente, secondo me, l'attaccante più forte, quello che aiuta di più il club a costruire un'azione importante. I sostituti: Montgomery, Gunning, Mills, James, Archibald, Grab e Reed. Questa è la formazione della squadra avversaria. Senza perderci in chiacchiere, cerchiamo di portare a casa una vittoria. Rio Alexandra, che dà il via a questo match. Ancora tiene il pallone, la scambia con Campbell. Campbell, Campbell, eccolo qui, il tocco, attenzione a Simpson. Fuori Brown, guarda Campbell, guardalo bene, attenzione, richiede il pallone Simpson, molto bene, Simpson la mette in mezzo con una sforbiciata, corner. Forza, forza, esce il portiere, vuoto. Abbiamo un problema, un piccolo problema. Sì, è abbastanza buono Thomas, però non è alto. In queste occasioni è inutile, inutile. In queste occasioni è inutile, signori. Perché è troppo basso, anche se va con i pugni, viene sovrastato. Ancora Brown, scambia con Tyler Rose. Tyler Rose molto bene per Simpson, finta di Simpson, si gira. Attenzione, rigore. Rigore, bravo Simpson! Fantastico Simpson! È la prima volta che lo vedo crollare a terra Simpson. E lo ha fatto apposta per prendersi il calcio di rigore. Visto che il gol manca da tantissimo, calcio di rigore che batterà Campbell. Speriamo non lo sbagli. Tiro di Campbell. Ha segnato, ha segnato, dai, dai che vinci la classifica capocannonieri, forza! 1-1, Tyler Brown, Tyler Brown, eccolo qui, Tyler Brown, bravissimo. Salta un avversario e la tocca a Simpson. Simpson, attenzione, avanza, Tyler Brown, attenzione, 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 Campbell! La sforbiciata, ha sbagliato tutto. Che occasione. Finisce il primo tempo, ragazzi. Abbiamo sofferto nei primi 20 minuti, poi Simpson ha deciso di giocare e ci ha fatto pareggiare. Scambia, Tyler Rose. Eccolo qui, Tyler. Salta l'avversario. Mamma mia, lo sbilancia. Il tocco. Simpson! No, troppo forte, peccato. E non è velocissimo. No, Nolan. Occhio, scambiano molto bene. Chiudi. No, il portiere non va bene. Il portiere non va bene. Ha subito due tiri in porta, due gol. No, non va bene. Non va bene. Esce Tyler Ross. Mettiamo un giocatore più bravo sui passaggi. Quindi entra il nostro grandissimo James. James. Tocco Simpson. Simpson si gira. Fa tutto da solo. Dai. Prendiamoci pure il terzo tiro in porta e terzo gol. Vai. Un altro po'. Ragazzi, doppia sostituzione. Esce Rhys Brown. È stanco. Entra Grab. E facciamo entrare Gunning. Da un pallone recuperato da Ferguson c'è un giocatore del Crewe Alexandra a terra, ma a noi non ci interessa. Attenzione, si infila Grab. Grab salta l'avversario. Poi il tocco. Il tiro. Gliel'ha passato. Chi è stato? Williams. Ma che cosa hai fatto? Ultima azione. Il tocco. Williams. Ancora. Williams. La mette in mezzo. Deviata. Corner. Dai. Ultima azione. Ultima, ultimissima azione. Occhio, cadono giocatori.
Shea Ward la mette in mezzo, il portiere con i pugni, non è finita, colpo di testa, finisce. Signori, c'è qualche piccolo problema. L'anno prossimo, sì, ci saranno tanti problemi. Ci saranno tanti problemi con tanti giocatori che andranno via. Questi che abbiamo attualmente non sono capaci. Campbell non sta passando un ottimo periodo. Jay Ward deve crescere ancora, è inutile. Attualmente è ancora inutile. E Tyler Brown, il terzino sinistro, secondo me è perfetto. Ovviamente è perfetto per quale motivo? Perché ha già velocità e comunque sa già passare abbastanza bene il pallone, ma in fase difensiva è ancora da far crescere, perché anche mi sa che dalle sue parti sono arrivati gol. Comunque 13 punti di distacco, settima sconfitta, siamo la squadra meno sconfitta, però stiamo regalando punti alle squadre avversarie. Se Campbell vuole portarsi a casa il titolo di capocannoniere che tanto merita per, diciamo, una bella fetta di campionato dove ha segnato tantissimo, nell'ultima partita deve fare minimo 2 gol per stare tranquillo, minimo, eh. Mentre nella classifica assist man abbiamo in prima posizione Winchester e Brown con 13 assist. Allora signori, abbiamo degli aggiornamenti sui nostri giocatori attualmente in primavera che non possono far parte della prima squadra perché hanno ancora 15 anni. Allora, il portiere, c'è un'ottima notizia. Il portiere non è male, 77-85 di overall, prima era 70-86, quindi diciamo che il potenziale minimo è cresciuto parecchio. Mentre attenzione, Max Ward è fortissimo, signori, è fortissimo, potenziale 85-91, prima era 81-91, adesso 85, questo è un campione, questo è il vero talento del Forest Green, quindi aspettiamo che faccia 16 anni. Max Murphy, tanto campione che era, 80-86, quindi niente di che, prima era 79-87, comunque eravamo partiti con 79-94-92, adesso è un 80-86. No! No! No, 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 non ci credo, non ci credo. 6 mesi di stop! No! Ha perso la classifica capocannonieri. C'era qualcosa che non andava a questo giocatore? Si è infortunato per 6 mesi. Campbell. Ok signori, ultima partita di questa prima annata, affronteremo l'Exeter City. Non ci sarà Campbell, ma giocheremo con quasi tutti i giocatori titolari perché voglio finire il campionato con una vittoria. Permettetemelo. Va bene signori, portiamoci a casa questa vittoria, concludiamo in bellezza, peccato per i 2 pareggi e una sconfitta in porta Sanchez. Tyler Brown, signori, a me piace, mi piace tantissimo nonostante il 49 di overall per il momento mi sta piacendo. Deve migliorare in difesa, ma è veloce, è bravo, si propone, quindi va bene così. Gunning, Ferguson, Shepard, Williams, Winchester, Harper, Brown. In attacco Doige e Simpson. I sostituti sono Montgomery, Rawson, Mills, Rose, Digby, Grab e Reed. È vero che Doige e Simpson non sono 2 giocatori da abbinare insieme, ma Simpson è anche abbastanza veloce, anche Doige, quindi diciamo che non è tutto sbagliato. Ok, eccoci qua, speriamo che durante la fine del campionato, tutto il mese estivo, i giocatori giovani cresceranno, perché così non va per niente bene. Non sono neanche sostituti questi giocatori. Esempio Jay Ward non è neanche un sostituto secondo me, perché attualmente è inutile farlo giocare. Va bene, dai, siamo pronti, Forest Green, Exeter City, ultimo match di questa prima annata. Mamma mia, Harper ha recuperato già il 4° pallone della partita, davvero spettacolare. Attenzione, eccolo qui, Tyler Brown, bravissimo, la mette in mezzo, attenzione, dove c'era Rhys Brown? Saranno parenti, no, 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 oh, che fortuna. Mi sto arrabbiando, ok, meno male. È così? Guarda Tyler Brown, Oddio, Tyler Brown! Peccato. Si addormenta. Simpson, di tacco per Brown! Finisce il primo tempo, ragazzi. L'Exeter City regge. Poche occasioni, tutte create principalmente da Simpson, ovviamente. Ci vediamo l'anno prossimo. L'anno prossimo con Simpson dalla prima giornata mi faccio le risate. Williams, tiene pallone, salta l'avversario.
Williams, il tocco, Simpson, molto bene, ancora un passaggio, se ne va Deutsch, Deutsch, guarda l'inserimento, benissimo, se ne va Williams, Williams, la mette in mezzo, no, potevo tirare anche, potevo anche tirare invece di stoppare, ecco il passaggio, mamma mia, tunnel, adesso Winchester, il tocco a Tyler Brown, eccolo qui Tyler Brown, bravissimo, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, pallone in palo. Stiamo scherzando? Oddio, no, 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 attenzione al capocannoniere dell'Exeter City, chiusura di Ferguson. Benissimo, dai, portiamoci a casa la vittoria, ce lo meritiamo, e col tocco, benissimo, c'è Brown, libero, questa volta Harper non sbaglia il passaggio, se ne va Brown, attenzione Brown, si infila nell'area di rigore, attenzione Brown, 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 la mette in mezzo il tiro, Simpson, Simpson, la fin. 1-0, sempre solo lui, e l'anno prossimo con il nuovo modulo ci faremo tante grosse risate, unica punta con due ali a supporto, sarà uno spettacolo. Va bene, prima sostituzione, forse anche l'ultima, entra Tyler Rose, esce Winchester, vediamo un po' cosa ne viene fuori, vai, che cacchio, Williams, sulla fascia, si infila Simpson, deviata corner. Manca poco, un minuto al termine del campionato, signori. Un minuto al termine del campionato, Simpson si infila, tensione, ancora sì. Dio! Che soddisfazione questo giocatore di fisico, proprio gli ha dato una bordata in faccia, proprio una gomitata incredibile, ha detto non mi toccare, guarda lì di fisico che lo spinge. Comunque lavoro molto sporco ma comunque regolare, guardalo, madonna, con un fisico incredibile. Non è bravissimo nei tiri, non è spettacolare in qualcosa in particolare, forse sui colpi di testa, ma sulla fisicità è incredibile. Cioè questo qui ha giocato 5-6 partite da titolare e ha fatto 8 gol. Finisce qui il campionato, signori, ci vedremo nella prossima puntata, ovvero la seconda stagione, con un Connor Simpson pronto a fare sfracelli, ma non solo, perché arriverà il calciomercato, calciomercato per potenziarci, perché l'anno prossimo sulla carta avremo squadre molto più forti e quindi sarà molto difficile cercare subito la promozione, ma noi ci proveremo. Allora signori, io adesso vi faccio vedere la classifica finale, finiamo con 89 punti, 25 vittorie, 14 pareggi e 7 sconfitte, miglior attacco e miglior difesa. Non chiudete qui il video perché vi scorrerò, vi farò vedere tutte le competizioni, quindi vi farò vedere tutti i campionati, le squadre che hanno portato a casa la competizione, la Champions League, l'Europa League, i capocannonieri, eccetera eccetera. Quindi signori, io vi do un bacione e un abbraccione, aspettate qualche giorno per la nuova stagione, arriverà in fretta con un nuovo modulo, davvero nuove idee, cambierà questo modulo in base agli avversari, quindi sarà tutto un campionato molto molto spettacolare secondo me. Quindi signori, lasciate un bel like, condividete e commentate, ci vediamo nella seconda stagione con il nostro fantastico mitico Forest Green Rovers. Comunque poi Campbell è arrivato in seconda posizione nella classifica capocannonieri, ha giocato 6 partite in meno del vincitore, ovvero l'attaccante dell'Exeter City, che contro il Forest Green non ha segnato, mentre vince la classifica assist man Rhys Brown. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. We'll be right back.
just like a spark that's breaking out. Can't make